E ben ritrovati a tutti ragazzi ancora una volta nel canale del vostro amico 7 De Coppe e Daje. Vi esorto sempre a lasciare un like, un commentino dopo questo video e iscrivervi al canale cliccando la campanella. Un saluto a tutti i miei follower e i miei seguaci. Vi voglio bene, forza Roma ragazzi, andiamo sempre avanti. Io non voglio parlare della partita di ieri, assolutamente no, perché la Roma si è impiccata. L'altra settimana contro la Cremonese si è impiccata la stagione. Adesso vedremo cosa succederà in questo filotto di partite con Juventus, Real Sociedad, Sassuolo, Real Sociedad e poi Derby. Io mi aspetto che passiamo il turno in Europa League, anche se sarà molto molto difficile perché la Real Sociedad assolutamente non è una squadra da prendere sotto gamba. Secondo me contro la Juventus domani la Roma giocherà da Roma e ce la possiamo fare. Ve lo dico, damose una grattata se ce la vogliamo dare, però vi dico questo, ragazzi. E poi col derby, quello non lo so perché è più a lungo e quindi non so che dirvi. Con il derby, una gara a sé molto difficile da pronosticare. State sintonizzati. Allora ragazzi, oggi però volevo incentrare il video su alcune notizie che mi sono arrivate, almeno per quello che si sta parlando della situazione di Mourinho, se rimane oppure no. Molti si stanno facendo questa domanda, ma resta Mourinho? Resta o non resta? Secondo me non resta, così dicono. Ragazzi, non c'è niente, cioè se non resta, almeno se pensate che Mourinho non sarà il prossimo allenatore della Roma, è secondo la vostra sensazione perché vorreste veramente che Mourinho se ne vada. Non ci sono notizie se Mourinho rimarrà o non rimarrà. Lui non ha scelto e nessuna squadra lo ha contattato, tantomeno l'Inter. Almeno queste sono le notizie che sono uscite, che l'Inter ha contattato Mourinho. Qualcuno l'ha anche detto e ribadito che al 100% Mourinho andrà all'Inter. A me non risulta che Mourinho andrà all'Inter, poi magari sarà così. Però per adesso non c'è stato nessun contatto con l'Inter, con nessuno dell'entourage dell'Inter. Mendes non ha contattato l'Inter. Ricordo che Mendes è il procuratore di Mourinho, così come non ha contattato il Chelsea e come non ha contattato il PSG. C'è stata solamente una chiamata tra Campos e Mourinho e basta. Dall'altra parte invece abbiamo un allenatore che ha la smania di ritornare in panchina e sto parlando di Luis Enrique, ragazzi. Luis Enrique non vuole allenare più una nazionale, vuole ritornare in qualche club, è un top allenatore, secondo me è un bravissimo allenatore. Molti hanno detto che lo vorrebbero alla Roma, secondo me, ragazzi, non ritornerà mai alla Roma, in quanto ancora dobbiamo vedere questa situazione di Mourinho. Io ve lo ripeto ancora, non si è deciso niente, ragazzi, perché adesso c'è un filotto di partite che svolteranno la stagione, io spero di sì. Ci sono queste partite, c'è di mezzo anche l'Europa, vedremo cosa succederà. Ma per adesso la Roma assolutamente non ha contattato Luis Enrique. Molti hanno detto che vorrebbero Luis Enrique che ritornasse alla Roma. Poi lui stesso ha detto che allenare la Roma è molto difficile e che se dovesse ritornare indietro non l'avrebbe mai fatto. Quindi io non credo che Luis Enrique verrà alla Roma, però è un allenatore che vorrebbe ritornare in panchina in qualche club. È una di quelle squadre che sta visionando allenatori sono appunto PSG, che hanno intenzione di rimpiazzare Galtier, che non sta dando soddisfazioni. Ragazzi, ve l'ho sempre detto, c'è Tuchel, il ritorno di Tuchel, la chiamata Zidane, però ancora non si è deciso. E c'è anche il Chelsea, che vogliono dare ancora un po' di tempo anche a Galtier. Assolutamente. Per ora non verrà licenziato Galtier, però mai dire mai, dipende dalle prossime partite, perché alle prossime partite c'è il Leeds e c'è la Champions League. Se steccherà queste due, penso che Potter, ragazzi, se farà le valigie e poi là decideranno. Magari c'è Luis Enrique svincolato, potrebbe andare al Chelsea, lo vedremo ragazzi. Assolutamente non c'è stato nessun contatto da Chelsea e Mourinho, questo ve lo dico, ve l'ho sempre detto anche negli altri video. Poi voglio andare a dare un'occhiata agli svincolati del prossimo anno, che vi avevo anche anticipati, e sono tre, vengono tutte e tre dal Liverpool ragazzi. Due centrocampisti, uno è Chamberlain, uno è Naby Keita e Firmino, che ieri sono uscite le comunicazioni, almeno il comunicato ufficiale, che non rinnoverà con il Liverpool. Il Liverpool sta rifacendo tutta la squadra, ragazzi. Il centrocampo, si aspetteranno almeno 5-6 giocatori, nuovi innesti per far
contento un allenatore come Klopp che riescono a farlo contento, io ancora non capisco come non riescono a fare contento un allenatore come Mourinho, perché secondo me tra Mourinho e Klopp siamo lì, ragazzi, sono due top allenatori. Mourinho ha vinto tantissimo in Europa, però viene bisfrattato mentre Klopp viene accontentato. E io continuo sempre a ribattere su questa cosa qua. Lasciamo stare il financial fair play, che è una scusa. Ve l'ho detto, secondo me è una scusa, perché il mercato si può fare anche con il financial fair play. E vedete le altre squadre, vedete il Barcellona, vedete l'Atletico di Madrid, vedete, queste ce l'hanno il financial fair play, ragazzi. Mi fanno sapere che hanno il mercato bloccato. E questa è la situazione. Questi tre giocatori saranno a parametro zero. Riuscirà la Roma a prenderli o qualche squadra di Serie A? Adesso l'hanno buttata lì, hanno detto che l'Inter sta su Firmino, che la Juventus sta su Firmino, che il Milan sta su Firmino. No, no, ragazzi, ancora nessuna squadra è su questo giocatore, ve lo posso assicurare. Così come non lo era nemmeno questa estate la Juventus, perché già da quest'estate si parlava della Juventus, che Firmino andrà alla Juventus. No, ragazzi, si deve ancora tutto vedere e si deve decidere. Però Firmino è tanta roba e in Serie A farebbe ancora la differenza. Fortunato chi lo prenderà. Lui ha detto in pratica, queste sono le parole di Firmino: io non vorrei andare a giocare per nessuna squadra in Premier League, quindi gli piacerebbe una nuova sfida. Quindi per adesso le porte aperte sono la Serie A e la Liga Spagnola. Vedremo cosa succederà, ragazzi. Io sono qui sempre ad aggiornarvi. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale. Un saluto dal vostro amico Sette da Coppe. Ci vediamo più tardi per un altro aggiornamento bomba. State sintonizzati, a dopo. Ciao, ragazzi.